cose che più mi chiedono in questi giorni, ditte, istituzioni, singoli cittadini, è di che cosa ha bisogno l'azienda in questo momento. Le tre cose di cui ha più bisogno l'azienda in questo momento sono cose che è impossibile comprare, e sono i dispositivi individuali che scarseggiano. Il personale, noi abbiamo bisogno di integrare le nostre dotazioni organiche. Da questo punto di vista è partita ieri una call a livello regionale e nazionale e stanno incominciando ad arrivare le offerte di persone che da tutta Italia, anche dall'estero, che si offrono per venire ad aiutarci. Penso che nei prossimi giorni cominceremo finalmente ad avere delle integrazioni di organico con personale che arriverà un po' da tutta Italia, probabilmente anche dall'estero. La terza cosa, che è la più importante di tutte, è quella che i nostri concittadini capiscono che in questo momento è importante, è fondamentale restare in casa. I nostri operatori stanno facendo più di quanto umanamente possibile per riuscire a garantire l'assistenza in ospedale, nelle case protette, nel pubblico, nel privato, però tutto questo sforzo sovrumano rischia di essere vanificato se continueranno ad arrivare queste ondate di malati. L'unico modo è quello di fermare il contagio, il virus passa da persona a persona e quindi è quello di cercare di restare in casa e limitare al minimo strettamente necessario le relazioni sociali che portano alla vicinanza fra persone. Perché non tamponiamo tutta la popolazione di Piacenza? Perché oggi il problema con i tamponi, il collo di bottiglia, è dato dalla capacità dei laboratori di elaborare, di processare questi tamponi. Quindi, banalmente, quanti tamponi riusciamo a processare in laboratorio ogni giorno? L'intera capacità della regione Emilia-Romagna, è in questo momento di 2.800 tamponi al giorno e con degli sforzi incredibili si riuscirà nei prossimi giorni a portarla a 4.800. In questo momento il laboratorio di Piacenza riesce a processare circa 200 tamponi al giorno. Allora è chiaro che in questo contesto diventa essenziale capire quali sono le giuste priorità. È inutile fare migliaia di tamponi se poi rimangono nei frigoriferi dei laboratori perché i laboratori riescono a processarne, nel nostro caso per esempio, 200 al giorno. Da qui la scelta fatta a livello nazionale di tamponare prima di tutto le persone che hanno i sintomi, prima di tutto le persone che hanno i sintomi più gravi, in modo da poter avere la giusta indicazione per poi poter agire dal punto di vista terapeutico e assistenziale. Importante riuscire anche a fare i tamponi per quelle persone che sono casi sospetti, e soprattutto per quelli che incominciano per fortuna a guarire e che essendo negativi possono ritornare, in particolare mi riferisco agli operatori sanitari, a dare una mano in corsia e ai reparti. Un'altra domanda che mi fanno tutti è: ma ce la faremo? Riusciremo a uscire da questa situazione? La situazione è sotto controllo? La risposta è una sola: sì, ce la faremo perché non abbiamo alternative, ce la faremo sicuramente. La situazione nelle strutture sanitarie è sotto controllo, nel senso che tutti stanno dando il massimo, tutti sanno quello che stanno facendo, tutti stanno agendo in modo organizzato. Però voglio essere altrettanto chiaro: la situazione non è di normalità. Siamo in una situazione quanto più possibile lontano e immaginabile dalla normalità. Nel nostro pronto soccorso ci sono anche in questo momento decine e decine di persone che stanno aspettando di essere ricoverate. L'intero pronto soccorso è dedicato al Covid. Abbiamo i reparti pieni di pazienti, centinaia di pazienti sotto cura che hanno bisogno magari dei caschi dell'ossigeno, in una situazione che è veramente di fortissima tensione. Quindi questo è importante da comprendere. La sanità sta lavorando benissimo, tutti stanno dando il massimo, tutti stanno lavorando in modo organizzato, preciso e deciso, ma la situazione
non è di normalità. Questo lo dico perché i nostri concittadini devono capire che anche quando avremo raggiunto il famoso picco, anche quando la situazione incomincerà a normalizzarsi, assolutamente non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Noi dobbiamo riuscire a diminuire il numero dei contagiati, perché le nostre strutture sarebbero estremamente in difficoltà a dover reggere nuove ondate in aumento di malati.